Sei pronto? Ti faccio un caffè. Lo rifacciamo da in versione inglese? Sì. Adesso ve lo rifacciamo. Una roba che mi hanno insegnato: quando suoni e ti si stacca il Game Boy, ti si spegne lo strumento, ricominci da capo. Zero. Per me sta zero. Sai quante volte mentre lavoro Photoshop mi si chiude senza salvataggio? Tranquillo. Ragazzi, ormai è maratona. Ormai è maratona. Sì, sì. Cioè, adesso sta andando così. Amici, adesso lo facciamo di corsa. Tu lo speedrunni. Amici e amiche di EveryEye, non ci facciamo. Lo show deve andare avanti. Assolutamente. Non ci facciamo fermare da un crash. Ve l'abbiamo fatto vedere in italiano. Adesso ve lo facciamo vedere in inglese. Skip intro. Skip intro tutto. Skippa tutto. Io sto al punto. Con il tasto punto si velocizzano, esatto, i dialoghi. Così state di più con noi. Evviva noi! Evviva noi! Evviva voi! In una, sì, anche 682. Non hanno mollato. Non hanno mollato. Allora, io il fatto che non abbiate mollato vi voglio bene. Grazie. Beh, ve la rifaccio più che volentieri. E tra le altre cose, diciamo che. Andy Bix, la difficoltà cambiava come ti veniva presentato il gioco della musica. Sì. Se lo fai a expert non ti indica le note sotto, devi andare a orecchio. Sì. Se lo fai a facile ti fa automaticamente gli abbinamenti. Sì. E c'è anche un piccolo cameo che non dico adesso, che nella versione expert c'è ma qua non c'è. Esatto. Comunque, allora, abbiamo di nuovo, scusami, il momento di soffermarci sullo stivale del soldato e la ruota della carrozzina. Quanto è bella quest'ombra, prego, puoi proseguire. Ombra de Pero. Allora. Comunque il bug non è stato risolto negli anni, quindi di certo non l'avremmo risolto noi incaponendoci in stream. No, però sarebbe stato bello, risolverlo. Alone in the Crash. Ragazzi, non ci facciamo fermare. Cioè, ormai tanto lo facciamo di corsa. Ve lo rivedete. È la così non è. Chi si sentiva prima un po' in imbarazzo perché non ci aveva mai giocato, si sentiva. Adesso lo conosce. Si può dire: ah, guarda Loom, com'era bello. Ti ricordi quando l'abbiamo visto mezz'ora fa? Ebbene sì, Passerotto, l'abbiamo ricominciato, non abbiamo alternative. O ve lo lasciamo a metà o lo ricominciamo. E noi non siamo gente che si ferma. No. Cioè, questo è l'equivalente di Sergei Bubka alle Olimpiadi che, che si alza, esatto, e spinge. Esatto. Ecco, è questa. E comunque nessuno vuole che anche questa sera io sto a combattere col medio sulla tua tastiera meccanica. Comunque allora, mentre tu continui a schiacciare, racconta cosa sta succedendo a 300 all'ora. Allora, succede che questi sono i saggi, i quattro saggi della, no, i tre saggi della Gilda. Aspetta un secondo. Che? Qualcuno banni Schillo che dice scheda tecnica, non ne ho idea di che gioco è, eccetto che so solo che non può girare in italiano. Ti detesto amorevolmente. Le GA non gira in italiano. Questa. La VGA girava in italiano. Ok, i tre saggi della Gilda dei tessitori hanno trasformato la nostra matrigna in un uovo, poi alla fine, perché noi lo apriamo, quindi l'hanno resa. Comunque non vi preoccupate di cercare la soluzione, godiamoci la live. Adesso è andata così, bisogna cavalcare quest'onda. Sì. Dopo 28 anni sappiamo che ancora non è stata risolta. E la Gilda è sotto attacco, in realtà non stanno sotto attacco, ma sono i primi segni del caos che loro hanno imputato alla nostra nascita come protagonista. Noi siamo Bobby Tripwood, come lo chiamo, Bobbin Thread. Suona qualcosa. Bene Tripwood, se lo dici qua va bene, cioè guarda. lo squarcio temporale, lo squarcio della trama. Guarda anche solo
adesso questo siamo noi che ci facciamo le seghe sulle GA, ma quanto sono belli i cieli, quanto rende bene quel prima del tramonto. Sì, sì. Prima del, quello è prima del tramonto ed è stupendo. Ragazzi, sono commosso. Abbiamo ricominciato, siamo in 732, siamo più di prima, adesso andiamo avanti. Noi adesso andiamo avanti finché non lo finiamo. Grande. Ci garantite che non ci sono bug nella versione inglese. Sotto lo sguardo amorevole, funziona? No, no, non funziona. Non... Ah, giusto, non stiamo su. Ah, niente, il bastone. Prendi il bastone. Prendiamo il bastone, importantissimo. Con questo noi... Di staff, però adesso vediamo anche come era in inglese. È vero. Allora, intanto ce l'abbiamo tutte. Il problema è che non possiamo saltare i passaggi in cui lui apprende. Se noi Vabbè, certo. Anche se noi le sappiamo... Vabbè, le rifacciamo. Ecco. Cosa che sono stranissime. Allora, ripetiamo tutto. Rimettete il link del sito di Gianluca e rifacciamogli tutte le domande. Cosa insegna, cosa gli piace. Esatto. Facciamo cosa tipo anomalia temporale. Esatto. Tipo buo, però in inglese. Questo è l'universo parallelo cui ci abbiamo giocato in inglese. Esatto. Ci sta perché abbiamo il loom. Lo strappo temporale ci ha portato nella versione inglese. Ragazzi, questo è retro gaming. Questo è retro gaming. Chi di voi, di chi ha giocato nell'età antica, non ha fatto almeno una volta, che ha perso tutto, il salvataggio per un qualunque motivo? Il fratellino che ti cancella 100 ore di salvataggio di Final Fantasy VII per fare un salvataggio di Crash Bandicoot. La cartuccia del Game Boy che ti cade nel tombino. È il giorno della marmotta. Il giorno Brooke. Della marmotta. Esatto. Questo è il giorno della marmotta, però è il giorno della cignotta, del cigno. La cignotta. Cioè, questo è retro gaming. E noi, solitamente, però, quando giocavi a quei giochi, avevi così tanta scimmia che dicevi, vabbò, ricomincio. Eri tu che mi raccontavi che non sapevi della funzione save. Raccontala. Voglio che raccontare bella. A 700 persone questa cosa, me la porto nel cuore da quando avevo 10 anni. Giocavo a Monkey Island sull'Amiga, non avevo il PC ancora, 4 floppy, e non sapevo, essendo l'unico dei miei amici e giocando poi in provincia, non conoscevo nessuno che giocava a Monkey Island, e non sapevo dell'esistenza del save state. Quindi io iniziavo tutti i santi weekend, il sabato e domenica, a Monkey Island, e arrivavo più o meno all'altezza, come se fosse Ghosts and Ghosts. Esatto, io lo giocavo in modalità arcade, quindi l'ho imparato a memoria, dialoghi in tutti i modi possibili, tant'è che l'ho giocato anche in inglese, in versione Mega CD in giapponese, perché tanto lo sapevo. Anche il duello di spade, tra l'altro. Cioè, tu che disagio, tu che hai giocato Monkey Island Mega CD in giapponese, perché? Perché ce l'avevi. Ce l'avevo. Perché ce l'avevi, quindi si faceva, certo. Che domanda stupida che ho fatto. Il fatto di averlo giocato per 2 anni senza salvataggio mi mette nella posizione di giocarlo anche senza testo. Esatto. Gianluca, poi potevi speedrunnarlo, certo. L'Amiga era più potente del Mega Drive? Beh, sì, per certi versi no. L'Amiga era più potente, su carta l'Amiga era molto potente. Però il Mega Drive aveva tutte le robe dedicate, cioè, i giochi del Mega Drive l'Amiga non ce li aveva. No. In genere non perdo niente, dice Formaggino mio, ma il tempo che impiego per risolvere un problema alcune volte mi permetterebbe di finire il gioco almeno 10 volte. No, io accetto, ma perché io vivo gomito a gomito col Game Boy. Nel senso, sapete quante volte stai scrivendo un pezzo e il Game Boy crasha? Sai che una volta stavo suonando dal vivo, il Game Boy è crashato e mi ha fulminato la cartuccia che avevo dentro, quindi ho cambiato la cartuccia, messa un'altra... Tuding, e la gente devi fomentare la gente per il tuding, allora loro si emozionano per il fatto che è tornato il Game Boy e tutto viene accettato. Ma perché il retro gaming è anche questo, ci fa accettare le cose. Ash, io non vorrei riaprire un discorso che avevo aperto tempo fa con Pazzerotto sui giochi dell'Amiga, ma purtroppo il problema dell'Amiga erano la mentalità europea dell'Amiga, perché i giochi, se fossero stati fatti dai giapponesi o da chiunque altro, con un briciolo un po' più altro. Con un briciolo di non so, mancava qualcosa. Poi a prescindere dai gusti, questo l'ho ben inteso, ma
Vedi che bello questo drappo. Mi ricorda sempre molto l'entrata della. Del circo di Monchiere Sì. Sì. Anduno. Dobbiamo fare anche Monchiere Anduno. Lo giochiamo in giapponese. Adesso, dopo Lume, finiamo Lume e attacchiamo Monchiere Sul Anduno. Mega CD. Sul Mega CD, Allora, no, prima dobbiamo andare i Fettuccini su. Brothers. Fettuccini Bro. Ieri sera abbiamo preso il pentolone in Alone in the Dark e la tentazione di metterlo in testa e essere sparati dal cannone. Allora, non entriamo là perché ov ovviamente ci manca la luce. Adesso lo sappiamo, andiamo di Vabbè, corsa. no, che stavo facendo una frescaccia clamorosa. In realtà è proprio perché facciamo esperienza, accumuliamo le note che mancano, capito? Guardate che voglio davvero la run in giapponese di Monkey Island 1. La facciamo. La faccio proprio a occhi chiusi, ma Occhi davvero. Sì, bendato con sì. le conga di Donkey Kong, hai presente? Esatto. Ce la divertiamo alla grande nel duello delle spade là, eh. Schillo, no, perché non ho accesso alla chat di Avriai in realtà, o meglio, ce l'ho, ma solo qua da Twitch. La chat che vedevi ieri era la chat di Kenobisboch. Quindi abbiamo, però appunto dicevo, visto che Avriai è partner e i VOD, quindi i video di Twitch non vanno mai via, voi se vedete il video avete sempre a fianco il video, la chat di Twitch. Mi rendo conto che per alcuni è comodo che lo vedono full screen, però non ho modo di farlo in questo momento. Abbiamo un patto. Ci organizzeremo di sicuro. Una maratona di avventure grafiche, le facciamo tutte di seguito. Ne decidiamo un tot e le facciamo tutte di seguito. Guarda, ti giuro, il primo weekend che non c'è Marta, per un qualunque motivo, perché Marta mi ammazza, se no. Me le faccio io da solo, mi faccio una flebo di Red Bull. Ma guarda, considerando quanto sono lunghe le avventure grafiche, se te dovessi trovare in live, prendo il treno e arrivo e stai ancora a Allora, giocare. Pietro Bit fa una domanda giusta. Rispieghiamolo perché abbiamo ricominciato Giusto. e Pietro Bit chiede: mi spiegate in sintesi le meccaniche di gioco? Non le comprendo. Io vado un secondo in bagno e tu gliele spieghi. Guarda quanto Certo. sono belli gli occhi della madre. Occhi Questi della gli occhi madre. della Dai che madre. mi prendo un attimo. Allora. Le meccaniche del gioco in realtà sembrano complesse, ma funzionano un po' come era lo SCUM, l'interfaccia SCUM di tutti i giochi della Lucas. Funzionano praticamente che noi andiamo avanti nel gioco, facciamo esperienza con varie azioni vedendo vari oggetti, e negli oggetti, in maniera molto poetica, c'è la trama del loro destino. Quindi, per esempio, adesso tocchiamo la roia del telaio e ci dà una melodia. Questa melodia equivale a un'azione. In questo caso, questa azione la ripetiamo, l'abbiamo segnata su un taccuino, adesso come all'epoca andava segnato, e la ripetiamo di l'abbiamo ripetuta. Aspetta, l'ho persa, scusate, l'ho persa. D e D C, ok. Quindi questa azione, le azioni che troviamo, D e D C, D e D C, cambiano il tessuto della realtà. E in questo caso trasformano la paglia in oro. Viceversa, se io adesso faccio C, D e D, C, D e D, invertiamo l'azione, quindi diventa nuovamente paglia. Soltanto alcune azioni non hanno la loro controparte, quindi hanno una struttura a palindroma. Per esempio, la paura, andando avanti troveremo la paura, o la luce è CCCC, quindi o lo leggo da sinistra a destra o viceversa, non c'è differenza alcuna. Esatto, come nelle favole. Come nelle favole, Lume poi è pieno di piccoli riferimenti, piccoli anche abbastanza grandi, riferimenti alle fiabe del Nord Europa. Basti solo guardare i cigni, o anche un po' tutta la storia delle trame, del destino,
molte popolazioni del nord Europa avevano negli arcolai o nei tessuti, leggevano il destino delle tribù o dei guerrieri. Per esempio, adesso abbiamo preso l'azione del colorare. Quindi adesso tutto non sul pentolone, ovviamente, ma su... Non funziona. Sulla stoffa. Perché poi noi prendiamo queste cose? Perché andando avanti troveremo delle situazioni, degli enigmi che andranno risolti con le azioni che prendiamo strada facendo, che apprendiamo nell'avventura. Alcuni oggetti, per esempio lui, ci danno una nota in più. Per esempio adesso è uscita fuori la G, ma noi la G non l'abbiamo. Perché? Perché dobbiamo fare esperienza, andare avanti e acquisire la G. Questo è il concetto un po'... il concetto moderno, anche se sono passati poi 30 anni, ma concettualmente è il concetto delle fiabe. Parti dal luogo in cui nasci, conosci il mondo, fai esperienza, acquisisci potenzialità, acquisisci gli strumenti necessari e in teoria alla fine della vita hai risolto tutti gli enigmi. Perlomeno qui in Loom o in Monkey. Come va? Fate i bravi? Eccoci. Ah, bravissimi. Allora, hai spiegato tutto il funzionamento Sì, del gioco. anzi, ho anche dilungato in. Sono anche dilungato in fantastici soliloqui sul senso della struttura narrativa. Ok. Molto bene. Ah, ti sei rubato il mio taccuino, giustamente, Ah, tanto sì? ce l'abbiamo. Vai. No, 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 ce l'hai tu, è più comodo. Non ne abbiamo finiti. Da scrivere all'altro. Oh, perché facciamo Beh, questo in facciamo realtà? vedere il taccuino Sì, l'ho intanto. fatto vedere Ah, prima, hai fatto magari, vedere, sì, perfetto. mentre spiegavo la struttura. Adesso noi dobbiamo andare via dall'isola, dobbiamo andare a cercare i tre saggi. Perché facciamo questo? Perché in realtà adesso andremo a fare una cosa, ma se non abbiamo riempito la pancia il closet di Se non riempiamo la pancia al gabbiano, poi ci viene a beccare a noi quando. Allora, a tutti quelli che interessa, che dice facciamo un mega raduno, noi in realtà stiamo facendo un raduno il 30 di Il marzo 30. al Metissage a Milano, in zona isola, quindi tra neanche 2 settimane, Prossima settimana. prossima settimana proprio, esatto. Venerdì. 30 al Metissage, last coin. Il Forgets, saresti così gentile da prendere il link all'evento su Facebook e postarlo? Se siete a Milano e dintorni... Organizzeremo una serata di retro gaming con me e Babic, che è il mio socio storico. Io sono Kenobit, lui è Bisboch, quindi Kenobisboch nasce da questa cosa qua. E facciamo delle serate, una serata, l'ultima, noi facciamo una serata di retro gaming, si chiamava Insert Coin, una serata dal vivo. E questo è l'ultimo Insert Coin che faremo perché il Métissage chiude. Quindi noi andiamo lì e lo salutiamo con un'ultima serata, Last Coin, l'ultima monetina. E lo facciamo dal vivo, lì al Métissage. Ingresso gratuito, tutti invitati. Quanto è bella questa cosa. Abbiamo letto sulla tomba della madre che possiamo aprire il cielo. È il lascito della madre a dire vai. Io la trovo una cosa. No, no, ma è di una poesia pazzesca. Sbagliato. Re, 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 re. Strano. Stranamente. Figo qua. Sai che la farei io adesso una domanda a te o Vai, anche alla chat? vai. Se Loom fosse un indie game moderno, che Mi indie game cagherei sarebbe? addosso, sarebbe stupendo. Paradossalmente, Già. se uscisse Monkey Island 1 oggi, farebbe il relativamente poco rumore che ha fatto Thimbleweed Park. Se uscisse un gioco indie così, con la grafica e IGA, e con questa interfaccia farebbe un botto pazzesco, secondo me. Eccoli l'evento, grazie al Forgets che ha postato il link, quello è l'evento nel mondo reale.
Che ridere che lo stiamo facendo da capo. Posso dirti una cosa? Sono contento. Ma sì. Mi sta piacendo. Sì. Tra l'altro, in questo lume io becco due piccioni con una fava. Una maratona, che è una cosa che sogno da tempo, e 632 persone che stanno qua. Sì, dopo un'ora, dopo due ore piene. Grazie, tra l'altro, che è stata ancora e qua. E stiamo ricominciando. Sì. In quanti bit sarà l'evento? L'evento sarà un PC Engine, quindi avrà un processore a 8 bit, ma gli scaler a 16 bit. Ecco, diciamolo. Saremo sulla nostra barca. Che poi è un tronco. Un tronco fulminato. E andiamo via. Ognuno si accontenta di quello. Però è bello perché è un tronco fulminato, ma te lo dipingono subito come se fosse un Drakkar vichingo. Esatto. E quindi capisci che... Vedi, capisci e... In realtà il gioco finirebbe se tu avessi quel cursore, gli dici guarda, lui guarda che stanno là e non dovrebbe andare in giro a cercarli gli altri. Dimentichi la più grande rivoluzione di Monkey Island, che anche oggi farebbe sfaceli i giochi e i duelli a insulti. Secondo me nessun altro gioco ha azzeccato così tanto l'insultarsi come Monkey Island. È proprio una roba irripetibile. Qua adesso impari il turbinio. Grazie il forget. Perfettamente ragione. Quando ci avete ragione, ci avete ragione. Sì. Quando stai nella modalità chiacchiera, gioca, non è molto. Non viene molto spontaneo. È che io veramente non avevo mai visto lo Scum VM. In Crash, no? In Crash. Tra l'altro, ricordiamo che se avessi giocato in modalità expert, non solo non avresti visto il pentagramma qua sotto con le note scritte che rimangono scritte. Avevi solo il bastone, dovevi cliccare nei punti del bastone. Alla Simon. O premere le lettere sulla tastiera. È vero, sì. E D, D, F. Perché qua noi impariamo il retwist. Questo è il twist. E adesso, al contrario... È molto Schubert il pezzo. Beh, io non sono informato, non l'ho studiato su questo aspetto. Credo che molte delle musiche siano... C'è una cosa del Lago dei Cigni. Questo esatto. Non lo ricordo. Ma se non sbaglio, nella versione in dischetto, in allegato, cioè c'erano i cosiddetti Phillies, li chiamavano, erano nelle scatole delle avventure grafiche, c'erano degli oggetti, delle robe che rendevano l'edizione speciale, i Phillies, le robe da toccare. Sì. E non vorrei dire una stronzata, ma nella versione di Loom c'era la musica setta. Sì, te la confermo perché ho Loom in box. E cosa c'era su quella Loom, su quella musica setta? La cosa bella è che l'ho comprato qualche anno fa e non ho niente, non ho nessun supporto che legge a casa, nessun mangianastri. Quindi però devi recuperarlo. Non lo, sì, sicuramente a casa di mio padre sicuramente lo troverò. Okay. Allora abbiamo sentito il... perché fai esca? Volevo saltare... Si salta? Sì, mi pare che queste... No. Solo alcune scene salta. Strano. Il punto non salta più. No. Salta le cutscene. Non è... perché quello non è il punto, quella è la virgola. Qual è la virgola? Dov'è il punto? A destra. Ah, ok. Ho la tastiera senza scritte sui tasti. Una tastiera muta. Ok, andiamo via dai bulli. Chi ha ancora il VHS? Io no. E io sì. Sono un rotto. Un retro motherfucker che ha troppe robe. Ah, però poi ti do il tuo Neo Geo. Oggi che bella cosa. Oggi Gianluca verrà pagato in Neijay. Non è una criptovaluta, una retrovaluta. Allora. Jax, anch'io ho un Itachi, sì. Anch'io. Però è rotto da tantissimo tempo. L'ho tenuto perché era il primo che ho avuto. Qualcuno regala dei bitcoin? No. Però stasera gli regalo un Neo Geo. Così. Cioè, quello da sala che non vale niente. Ma non lo dico così, che deprezzi un gesto che è apprezzabilissimo. Ma è bello. Scusa, E ti do anche puoi prendere un gioco della ludoteca, così devi tornare. Sei stato a tornare per fare Ikaruga, ricordiamo. Ikaruga.
È bello perché mi piace, perché lui mi ha, quando gli ho detto cos'è che sai picchiare da fare in streaming, e lui mi ha dato le tre risposte più sconnesse del mondo, perché mi ha detto Loom, Alone in the Dark, Ikaruga, tre giochi che non... Ed è bellissimo che sono, siano tre giochi che non c'entrano niente. Perché c'ho l'amore diviso nell'arcade, nei giochi PC e nei giochi console. Se hai giocato tanto, non puoi avere solo un settore. Ok, ho saltato quella parte là, che tanto la Bene, conosciamo. adesso riempiamo il calice Guarda di... se questa zona qui, così non sembra il calice già riempito d'acqua. Prima È vero. cercavo di cambiare il colore, È sembrava vero, è acqua. vero, è vero, è vero, è vero. Ah, Quindi, tu volevi cambiare il colore per cambiare. esatto, ho detto da tanto già riempito, quindi Kenobi dimmi, Sboch dici. chiede Ublaze. Immagino la risposta sia sì, ma te lo chiedo perché mi piacerebbe tanto rivederli. Hai giocato live Il Re Leone e il Libro della Giungla? No, non li ho giocati. Potrei giocarli nel... quando farò il mese del... Immagino tu ti riferisca a quelli per Mega Drive o per Super Nintendo. Comunque, nel retro gaming post-prandiale, che faccio tutti i giorni alle 14, prendiamo una console al mese. In gennaio abbiamo fatto il Game Boy, in febbraio il Famicom, il NES, e adesso è Sega Master System, stiamo facendo il Master System. Chissà cosa faremo in aprile. Potrebbe essere aprile Amiga o aprile Game Boy Advance. Aprì l'Amiga suona bene, però che streami sull'Amiga? L'ho detto, adesso No, ti controllo. l'Amiga voglio farlo con il Real Hardware. Infatti non so se aprile sarà Amiga o Game Boy Advance, perché non so se faccio in tempo a montare il Gotek sull'Amiga. Perché i micro... Un conto sono le console che sono... cioè ce le ho tutte, le faccio in real hardware facilmente, ma i microcomputer secondo me devi, cioè, caricare il gioco è parte dell'esperienza. Ecco, Già, sì. lo dico. Atari o Amiga? Giustamente, Atari, Amiga, è che Atari 2000, un mese di Atari 2006 è hardcore, eh. Nel senso, aspetto di avere 50.000 follower prima di fare il mese dell'Atari 2006. Certo, guarda, se ti allunghi lì, passami lo Spectrum. Passami lo Spectrum, una frase bellissima. sì. Ci Guarda, sarà bellissimo anche a un gioco. certo punto dell'anno il mese dello Spectrum, ma e anche però in un futuro prossimo una singola serata dedicata allo Spectrum. È Black bellissimo. Hat con PC Kid su Amiga l'altro giorno, che poi sull'Amiga è BC Kid. Esatto. Non ho mai Vai, capito perché è una vai, 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 tu questione. devi andare avanti senza... Se è una questione di workbench o perché B stava per altro. Ma Luma, anche se vedi, anche se corro, in realtà va lento quanto Alone in the Dark. Non c'ha la modalità speed. Atari Kenobi ti aspetta che esce la nuova console Atari. Per giocare in fake real hardware, in real fake hardware. Elfrum, ti voglio molto bene, tu mi capisci, grazie. Infatti non è nuova console. Io sto disperando, sto disperatamente Ciao. cercando un'Amiga 600 a prezzo Ciao. umano. Davvero lo trovi ad alti prezzi? Ma pensa che ce ne dovrebbero essere così tanti, strano, Alex. No, però qualche anno fa stava molto di meno di adesso. Sì? Sì, è una fucilata. Su eBay è diventata quasi inaccessibile. Il C64 Mini quando esce? Tu dici... Questo? Il C64 Mini quando esce? Visto che siamo su EveryEye, posso dire che lo stiamo... Mi è giunto qua proprio per scriverne, parlarne su EveryEye. Sicuramente faremo anche un piccolo streamino pomeridiano in cui metteremo a confronto il Commodore Mini e il Commodore vero. Non è una draft, non dovevi renderli invisibili? Invisibile, al contrario, giustamente quello è quello che abbiamo preso noi è visibilità. D, C, 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 D, G. G, G, al certo. contrario. Tu aspetti l'Amiga Mini? L'Amiga Mini sarebbe più interessante del Commodore 64 Mini, a livello proprio di giochi.
Non lo so, potrebbero persino farlo con il mouse bello, quello dell'Amiga. Che bello era il mouse, quello con i due tastoni quadrati, rettangolari. Sì, molto bello. L'Amiga Mini mi farebbe più sesso del Commodore 64 Mini. Allora, abbiamo letto la targa, adesso dobbiamo renderci invisibili a loro, quindi è DCCG. DCCG. Bello, così rispieghi tutti gli enigmi. Però È uno spiegone globale. dice che non ha funzionato, secondo lui, o leggo male. No, esatto, ma devi. L'invisibilità che abbiamo preso è quando i pastori diventavano visibili, quindi GCCD. Quindi l'invisibilità è Sei DCC. sicuro? Eh sì, lo rifaccio anche volendo, anche seguendo GCCD. Quindi o c'è qualcosa che non ho fatto dentro, ma no, perché ho trasformato già il vino. Ho già riempito il calice del vino, la campanella l'ho fatta, ma hanno visto. Ah, credo due volte, forse era due volte. Io voglio un Commodore 64 Mini con un SID all'interno. Guardate, sapete cosa farò? Vi prometto già, perché l'ho già progettata la recensione per EveryEye. Farò proprio un confronto audio tra il Commodore vero e il Commodore 64 Mini, perché è importante. L'audio è una componente molto 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 importante. Il forgets, invisibilità, GCGC, dice GCGC. G. Qualche bambino l'ha scritta male. Mi sembra che l'ho usato io, sai? O forse vai a sapere, era diversa in quella italiana. Potrebbe Ah, è vero, è vero. persino essere. È vero. Non abbiamo considerato questa cosa. Vediamo il forgets se è così. Allora, selezioniamo loro e vediamo GCGC. GCGC. O forse anche al contrario se è quell'altra. Ok, giusto. Perfetto. Grazie mille, il forgets. Ah, tra l'altro, il forgets, hai poi trovato le ROM di Supercar per l'Amiga? Supercar 2? Che se non ricordo male a te piacevano i giochi dall'alto di guida. Ok, adesso siamo invisibili. Andiamo. Ah, G, vediamo se questo è giusto. Quello è giusto, no, Abbiamo bisogno di vitamine. Un Tirato fuori una bambino mela. distratto ha scritto male l'invisibilità. Era quello il problema, eh? Perché la lama era AAAG. Allora, vediamo nell'orb cosa troviamo. Spicchio di mela? Grazie. Una Kombucha. buonissima certo, kombucha. Non ci Grazie sono altre opzioni. mille. Ah, no. L'orb ci dà EFFE, che è la paura. È diversa. Sono diverse, cioè o sono veramente scemo io. Era EFFE. Allora non è colpa tua. Mi sembrava un po' strano. Cioè, scemo sì, ma. Qua vediamo un pezzo del futuro. Con noi che. In realtà, F di Fiat, dice Marza Power, giustamente. ecco, questa va Vero. segnata. CFGC, questa ce la troviamo alla fine. CFGC. Con Questo l'apostrofino. è cigno, questo ci serve alla fine. Ok, a posto. E adesso finalmente ce ne andiamo da. Anche questo è mangiare una mela giocando a Loom, secondo Poi me è parte del è retrogaming. un'ottima palette colori qua.
verde acido, mela. Sì, è molto Granny Smith come palette. Ah, ah, ah. Poi ci siamo quasi, eh. Mm. Ancora qui si mi sa che va Varidex, non sa che è successo. Ciao Fox Sound. Varidex, ti sei perso un pezzo, abbiamo trovato un bug e abbiamo ricominciato nella versione inglese, perché quella italiana dava problemi. Ok. Cioè andiamo da qui. Abbiamo tutto. Sì, FF, le F di Fear, paura, ok, ma la versione italiana era DFFD, questa è EFFE. Sì, vai a sapere perché l'hanno cambiati. Mm. Io le odio queste cose, te lo devo dire, te lo devo dire veramente. Sì, io al mondo. Il Forgets dice adesso Exa non sarà mica aver potuto aver avuto problemi in live. Vabbè, ma noi ce ne facciamo un baffo, noi andiamo avanti. Ah sì. Abbiamo risolto il problema poi alla fine. Sarebbe dentro nel forum e scriverlo. Forum dello Scum. Risolvi il problema cambiando versione. Che poi questa qua è l'ultima versione, quindi. Ah no. Cambiando localizzazione. La versione dello Scum è aggiornata, ovviamente. Sì. È giusta questa? Sì. Guarda che roba. Prima non l'avevamo letta così. Era proprio diversa. Comunque, adesso spaventiamo. Selezioniamole e spaventiamo. Allora, non è random con ogni partita, è sempre uguale. Sì, per la versione. Uguale, sì, sì. Per la versione è sempre uguale. Non so. Avete l'obbligo di staccare chi ora? Secondo me, guarda, non lo so, magari se Fossetti mi scrive, ma credo che non abbiamo limiti di tempo, cioè, per parte non è che finiamo alle 5 del mattino. No. Ma se tutto va bene, qua fra una mezz'oretta è concluso. Esattamente. Adesso troviamo un bug all'ultima schermata e ricominciamo in russo. Ah, ah, grande, grande che mi hai detto sta cosa, salviamo. EFGA, EFGA, giusto. Gli incantesimi variano di partita in partita, non mi ricordavo Andy Bix. Ero convinto di no. Cambiano? Non lo sapevo, non lo ricordavo. Paolo Raven dice io per l'after ci sono. Grande. A posto, questa è corretta. FGA, AGF, AGF. Ok, lo slip e lo sveglia. Salviamo. Salviamo 3. SD, ASD, ASD. Asdasda. Mezz'oretta sempre se non becchi un pirata zombie con la spada. Cioè. È vero, l'ho detto pure ieri sera. Sì, 25 minuti per il pirata e 5 per concludere. Che belli sono i movimenti delle pecore. Io vi amo perché notate i piccoli dettagli, perché sono giochi fatti di piccoli dettagli. È un arazzo animato. Oh, siamo arrivati. Prima eravamo qua. Sì, è vero. Ci abbiamo messo meno tempo, eh? È vero, ci abbiamo messo davvero meno tempo. Tieni. Beccati l'ultimo pezzettino di mela. Grazie. Se vuoi ho anche una Red che Bull. Non sto ancora a livello della Red Bull. Allora. Momento Sardegna. Non lo possiamo mettere il Babic in benevolo. Pietro Vitti dice una roba meravigliosa. Siete due Babic e mi avete insegnato a guardare i dettagli. Grazie Pietro Bit. Ti voglio molto bene per quello che hai appena scritto. Schillo. Per quanto riguarda le sequenze musicali, alcune sono fisse, altre sono casuali tra un insieme di varianti definite. Fico. Dai, zia. Oh. Vai, abbiamo salato da questo. Vabbè, ma non lo sapevamo, però fai sapere, la sfiga è... Non guarda in faccia le lingue.
Guarda, mi azzardo pure a mandarlo avanti. Pausa al vino. Noi abbiamo, adesso impariamo da lei salvo sull'ultimo, impariamo da lei la cura. Ci spiega che qua vengono quotidianamente prese delle pecore da un drago, ecco. Che bello drago che è nero e magenta. Bravo, sei soddisfacente. Ma è così facile dire i nomi dei colori giusti qua, sono Sì, è così vero. definiti. È vero, così. Anzi, è così che io ho imparato il significato di magenta, tra l'altro, perché comunque venivano spesso esplicitati nei menu dei giochi. Sì. Tra l'altro lo sai perché erano questa la palette colori dei vecchi computer? Skill, non capisco le note in inglese, potete gentilmente mettere in italiano. Erano così anche nella versione Sì, italiana. sì. Sono perché non potevano riscriverle. Comunque le note vanno dalla C, che è il Do, fino alla C, che è il Do. Quindi sono Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Infatti se vedi do minore, do maggiore, C e cico. È facile ricordarsi anche che la A è il La. A, C, C, A, La, A, C, C, A, cura. Anche la cura è un palindromo. Esatto, perché curare curi sempre. È bella che questa cosa delle note è l'attitudine del personaggio. Allora, c'è chi dice perché erano in ECGA o qualcosa di simile? Allora, questa è la versione EGA del gioco. Allora, CGA, allora, schede video. Quella che per voi oggi è la GTX 1070, quello che è ai 1070 tempi e era via la dicendo. CGA. In principio fu la CGA. L'adattatore grafico, quello che faceva parlare il computer col monitor. Scusa se mi passerò. Noto che il bastone di lei è più lungo, evidentemente. Sempre il solito, sempre il solito. Ok, adesso dobbiamo fare un favore alla nostra amica pastorella e tingiamo le pecore. Di verde. Sì, di. Così il drago non le vede più, ma scommettiamo che è Sbagliata sbagliato. anche il tingere. Qualcuno ci trova in inglese il tingere, per cortesia, dato che. Allora. Ok, Lo cerco anch'io. sì. Sarà una lettera, due te Sarà cambia. dai lum C. CDC. Ok. Grazie Marza Power. Grazie. C, D, C, D. No, Nulla. allora prova D, D, C, D. D, C, D. No, allora prova C, 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 D. C, CD. Vediamo. Grazie Eccolo mille. lì. CC. MVP Marza Power. Grande. Tra l'altro un bellissimo nick. Quindi in modalità esperto dovevi toccarti il bastone tutto il tempo. Ebbene così, Elfrum. Pensa che a volte lo facevamo anche in modalità pratica. Guarda questo drago quanto cazzo è bello. In bugia questo drago, scusa, scusa, in versione CD questo drago era femmina. Era una donna che parlava. Salva. E lui aveva un urlo pazzesco quando veniva portato su dal drago. Comunque guarda che c'è, guarda questa. Solo il drago. Sì, è bellissimo sto drago. È nero notte Monkeyland, scritta viola Esatto. E Monkeyland. comunque sono 16 colori. Sì. Cioè, quelli che state vedendo sono 16 colori. La CGA aveva 4 colori. La EGA aveva 16 colori. Che poteva attingere tra 64 sfumature diverse e usare e sovrapporre in vari modi per ottenere vari risultati. Ma poi c'era la VGA che invece ne aveva 256 a seconda dei casi. Poi ci fu la SVGA con 68.000 e sto cazzo colori. E poi boh, si è persa la magia con 16 milioni di colori. Ha smesso di essere romantico.
Abbiamo segnato il. Quanto è bello, guarda quanto è bello il drago. CCC. Non vi dico quanto era bello il re, non vi dico quanto era bello il figlio del re. Citando Elio, questo drago è bellissimo. Se la vi. Bravo. Il drago di Humelbergo dei giochi DOS. E forse al contrario. Questo è già oro, quindi non fa niente. Quindi è C. Fate un gioco horror al venerdì, tipo Game Boy Horror Night. Sai che no, ma è una bellissima idea, Schillo. Qualcuno ci trovi il cambio dell'oro in paglia. È sbagliato. Serve il cambio dell'oro in paglia, per favore. Siamo un po' anacronistici, ma. Questo è proprio il contrario di avere. È ancora peggio, cioè proprio l'opposto di averli segnati sulla Sì, carta sì. e chiederli a qualcuno di vivo, a una persona in carne e ossa dietro a un altro schermo che Sì. ti sta guardando. È proprio una roba. Allora, di. Allora, proviamo intanto. Di. No, prova direttamente l'ultimo, CCCE. Me lo sento. CCC è quello sbagliato, Ah, ok. quindi è de, proviamo de, se no è Sarà Dede potrebbe di sicuro allora. No. l'oro in paglia, non la paglia in oro, ma magari faccio il contrario anche Fai di. EDDD, esatto. No, però non dovrebbe essere comunque E anche EC. ed e CCC l'ho fatto, eppure CCC. Questi sono straw into golf. Quindi è il contrario. Ok, però abbiamo fatto il Sì, contrario. abbiamo Into fatto. gold. Anche se faccio CCC. No. Dobbiamo trasformare l'oro in paglia. Il drago si. Facciamo addormentare il drago. Dopodiché il drago, respirando fuoco, incendia la paglia e ci apre la grotta, che è la visione che abbiamo avuto prima nell'orb. Ok, certo. Allora. Allora, straw into gold, DDDD e. Le abbiamo provate tutte queste qua. Eh sì, riprovo alla E di. No, te le ha messe anche al contrario. Sì, vedo. Grazie. L'abbiamo fatto adesso, Ed. Forse non devi fare questo. La sequenza è questa. Cioè, allora, guarda, seppure io Forse devi adesso. fare altro prima. Ok, solitamente è che devi fare qualcos'altro prima in questi giochi. Allora. Che non riesci a togliermi gli occhi di dosso, eh? Malandrino. Si può fumare in chat. Fumo nuoce gravemente la salute. Ma guarda che è partita l'interfaccia. Ok, Carica. E signore. Allora, stavamo qui. probabilmente c'erano 666 in chat, adesso sono saliti, quindi va bene così. Ok, allora. Se io vado dal drago, l'unica cosa che posso fare al drago è lo slip. Addormentalo. AGFE. AGFL ed era giusto. Non abbiamo Non la. abbiamo la. È vero, avevamo. La prendiamo qua. Esatto. La qua la prendiamo quando diamo fuoco, quando invertiamo l'oro in paglia. Ok. Quindi l'oro in paglia, noi ce l'abbiamo così, CD e D, non ce l'abbiamo, non abbiamo fatto CD e D, non abbiamo fatto questo. Ecco, Oh, grande, grazie. grande, CD e Grazie, grazie, grazie. D. Perfetto, adesso. Bravo, sì, c'hai ragione. Prendiamo un A, quindi dal drago lo addormentiamo a GFE.
Momento l'Hobbit, veramente momento l'Hobbit di brutto. Sì. Ecco fatto. Lui dorme, adesso va a fuoco. Ma che bella sta scena. Ma guarda anche l'eleganza, cioè questo era proprio bello. C'era la mano di Mark Ferrari, di gente brava, perché questo... Tu prima hai detto, hai parlato di troppo gusto europeo, però questo è un gusto americano bellissimo. No, attenzione, io parlavo di un gusto nel creare un certo genere certo, di gioco. Certo, sì, beh, ma... Qua cosa gli vuoi dire? No, Cosa no, gli vuoi no. dire? No, gli americani dal punto di vista... Poi guarda, rosso, blu. Era così netto, ti obbligava a essere così netto. Nell'avventura di Lucas c'è proprio un manifesto stilistico preciso, c'è poco da fare, Assolutamente sì. c'è poco da girare. Ah, la luce. Devi fare tuo incantesimo Sì, sugli occhi. sugli occhi, luce, questa è quella. Darkness, ci stiamo. Che bello, guarda quell'effetto, quello sbrilluccicore è stupendo. C'è un po' di musica sotto. C'è un déjà vu, vero? Il déjà vu di ieri sera del file. Il coso dell'Alone in the Dark. Che bello, diteci se la musica è troppo alta adesso, ma spero di no, perché è bellissima. Anzi, alzi un filino il volume. Anzi, ci penso io. Comunque posso dire che il Crash ha aiutato a farlo apprezzare di più. Sono d'accordo. Sono d'accordo il Forgets. È per questo che noi l'abbiamo accettato. L'abbiamo sofferto insieme per un attimo e poi abbiamo goduto insieme di nuovo. Strada, in realtà ci stanno i vicoli ciechi, quindi comunque andiamo nel posto giusto. E La adesso sofferenza prima della reale giocabilità. È vero, è vero, è vero. vedi, l'ho detto. Dobbiamo andare su in alto. Adesso io ho letto, mi ricordo il fondo del 64. Andy Bix, che è il nostro resident esperto enciclopedico totale, ma veramente prezioso. Senza di lui saremmo ancora qua a giocare a Broken Sword probabilmente, ma lui ne sa veramente tantissime di avventure e dice la Grotta Rossa. Questa La grotta, veniamola alla grotta rossa. fa molto Monkey Island, fa proprio parte Monkey Island 1 dentro la testa della scimmia. Sì. Vediamo da qua, quindi venendo da qua c'è il fuoco qui. Siamo già entrati dalla grotta rossa. Il percorso, io ricordo che toccava andare a sinistra e poi cadeva giù in un burrone. Però era a destra il percorso. Sì, perché qua è chiuso. Giù per la Senti la strada, sì. musica, all'improvviso, poi finisce. Bellissimo. Ed era qua dentro, ricordo qua dentro. Poi se qualcuno se la ricorda È meglio. un gioco veramente pazzesco. Sì. E ancora c'è una grande fetta visiva. Usa la testa del navigatore, come in Monkey Island 1. Se torno indietro così, eh. Ok, non avevo capito se stavo fuori o dentro la grotta. Comunque non sto fuori. Sto fuori percorso, credo che non è qua. Ah, in realtà abbiamo trovato un'altra cosa. Ma no, questa non l'avevo mai trovata. E In che senso? non c'ero mai arrivato qua. Evidentemente adesso sbughiamo da un'altra parte. Sbughiamo. Esatto, sbughiamo là perché ci siamo sbagliati. Vabbè,
Quanto era figa la testa del navigatore di Monkey Island? Assolutamente. È una delle intuizioni più fighe di Monkey Island 1. Tanto che Thimbleweed Park, spoiler alert, è citata in un enigma minore di Thimbleweed Park. Tra l'altro, settimana prossima su Kenobi ci faremo una serata dedicata a Thimbleweed Park, perché c'è il primo anniversario di Thimbleweed Park e io ho la versione boxata, ancora sigillata, e farò l'unboxing e lo giocheremo, e forse ci saranno anche dei membri del team di sviluppo a parlarne con noi. Ecco. Oh, che bello, guarda, io amo questo nero, queste schermate nere, come la nave fantasma. Cioè, perché questi colori guidavano anche le scelte stilistiche che facevano. Sì. Cioè, fare una caverna così era perfetto a livello stilistico. Sì, sì. Avevamo A, F, F. Marza Power, io non sono imparziale perché Thimbleweed Park l'ho tradotto. Ho proprio curato la versione italiana, quindi il mio parere non è imparziale. Io lo trovo bellissimo, però puoi chiederlo in chat, secondo me un sacco di gente ti dirà dei pareri sinceri. Sì, sì, sì. Affa sembra proprio Affa perché è riflesso e non c'è, è un palindromo. Adesso facciamo GDD e al contrario, era GDD e svuotiamo l'acqua. E dentro troviamo un altro orb importante. Che dove vediamo altro futuro, e credo che qua c'è un altro segno. Ci dice quello che accadrà. Puramente in fondo. E abbiamo là finalmente dove possiamo. Sì. Eccolo qua. Che bello è quel cigno, tra l'altro. C F G. Sì, è quello di prima, CF, sì, ok, sempre quella. Allora non la risegno. È ripetitivo perché è normale che sia così, dato che abbiamo a che fare con... Dove venivamo? Da qua? Da qua dentro. Da qua, quindi possiamo scendere? No. Ah no, venivamo da qua sotto, in realtà. Sicuro? Ah sì, perché dovremmo uscire da qua, quindi se non ricordo male... Siamo usciti da lì dentro. Da qui siamo usciti? Sì, quindi c'è la scala, è qua, guarda, c'è la scala qua sotto. Eccolo. È che si vede male. Sì, sì, no, perché non interagisce con la scala, vedi? Fa un salvino prima di rompere tutto su un altro file. Esatto. Sì, ho imparato la tua morbosità per i salvataggi. Capisci perché? Sì. Ma scusa, se clicchi... Non entra là dentro. Venivamo da sotto noi, no? Da qui? Sì. Ok. Andy Bix, aiutaci tu. Comunque, strada facendo, non so se qua addirittura era da scendere sotto, qui cadeva, no, per niente. Dobbiamo devi andare dietro, forse quindi qua dietro. Ah, passando da destra. Passando, perché vedo la strada qua, eccola qui. Passando da destra, quindi qua dietro. Sì. Ah, guarda questo bordo qua. Eccolo. Vaffanculo. Questo era proprio... Eccola qua. Comunque a che punto siamo? Siamo quasi alla fine. Sì, manca un pezzettino. Beh, ino non tanto, però. Mezz'oretta, secondo me. La solita mezz'oretta di prima. Con Gianluca Fulici, guarda questo cielo, che bello. Sembra buttato lì e invece non lo è. Poi riconosco il Brushfield Pint, del Deluxe Pint. Certo. È la grandezza.
Adesso facciamo una cosa che abbiamo imparato tempo fa, cioè detwistiamo. Scusate, era tutta fatta con Deluxe Paint questa grafica? No. Sai che non lo so. O comunque con Beh, qualche il software leader simile. così era proprio fatto pronto in Deluxe Paint. Allora, ora potete usare sonno sul drago e dopo l'incendio proseguire nell'apertura. C'è un ping, è rimasto indietro un pochino. L'abbiamo fatto questo. È vero, però. Ah no, è vero, stava linkando tutto il Ah, resto. ok. Usate la luce sull'oscurità nel labirinto, ok. Imparate l'incantesimo riflesso, poi usate svuotamento e guardate la sfera. Infine, seguite l'unica via per uscire all'aperto. Usate l'incantesimo Sì, attorcigliamento è sulle scale. quello che faccio, ma dubbi. Ecco, infatti, avevo il sospetto. È sbagliato anche il twist. Dateci Il twist. l'incantesimo del twist! Todd, quanto è bello Kenobit, ma quanto è bello Todd! Però è vero, mi sono tagliato i capelli, ho tagliato la barba, quando ho fatto la diretta di Avery ero in uno stato di castaway, proprio così, adesso Sì, ho ce la barba che ha quasi una forma. l'hai raccontata ieri, visto? Quella del Castaway è figa. Forse FDD, dice il Forgets. FDD è il twist FDD, se fosse al contrario, no? Yeah, Perfetto, grande! grande, quindi è EDDF. Questo è un layer di difficoltà aggiuntivo. Giocare a Loom con tutte le formule sbagliate. Stasera l'abbiamo veramente beccate tutte. Ah, è bellissimo. Guarda, è lo stream è narrativa anche. E stasera la narrativa ce l'ha fornita i tanti problemi dell'emulazione. Ha detto scusa FDDE, no, EDDF. ok, allora deve essere fatto al contrario. Dei look twisted in half already, quindi. E così si sbraga la strada, si attacca là. Guarda che figata. Un gioco bellissimo. Ma è un gioco che dovrebbe far piacere i videogiochi a quelli che hanno sempre detto che non sono belli. Perché Sì. questo è proprio una caramella da libro di storia dell'arte, secondo me. Vedi se riesci. Guarda il drago che passa ancora incendiato. Mancava solo l'impronta di sugo in faccia a Fossetti per chiamarlo poi Wilson. E Questa per esempio adesso all'improvviso rosso. ti buca gli occhi. Questa cosa per esempio è diversa. Nella versione CD lui sta qua. Perché se non ricordo male, nella versione CD c'è un momento di censura. E Ah! quindi mettendolo qua non vedi quello che accade. Però non lo dica adesso, se no lo... Strano posto per fare un pisolino. Vedi che bello. No, comunque sono disegnati in una maniera fenomenale. Questa per esempio è un'altra cosa, lo dico e ci e no scusa che ci di dov'è il coso? Dov'è il... Alza un po' la voce. Sì, farfugliavo le cose, le magie, e GFA, quindi lo svegliamo, quindi è AGFE. Per rimanere in tema inglese lo deslippiamo. Lo deslippiamo, lo wake-upiamo. Esatto. Quindi ci dice che lui fa parte di un'altra gilda dei... Lui è Bobbin, Bobbin sempre Threadbare. col Sì, perché abbiamo avuto un bug. Eravamo arrivati a metà del gioco almeno. Abbiamo avuto un bug e abbiamo dovuto ricominciare da capo. L'abbiamo fatto. Abbiamo quasi finito però adesso. Hai fame? C'è del pollo? Lesso. Adesso però c'è il brodo buono degli udon. Col pollo c'è ancora brodino. Marta ha la febbre. Marta doveva essere con noi ma ha un po' di febbre. Però la chat ti saluta, Marta. Niente. Lui torna a dormire qua. Si fa i pisolini lui, è l'uomo dei pisoli.
fra i rovi e le lapidi. C'è il, comunque c'è il pollo, puoi mangiarlo con un po' di maionese. Sono, c'è del tonno, lo yogurt, yogurt col miele. Amore, abbiamo un frigo pieno di roba sana, mi dispiace. Lei fa parte della, della gilda dei, quanto dei carpentieri. Quanto è bello questo castello, guarda il suo, tora, il suo torace che è dello stesso colore del cielo. Sì. Mi dispiace, ma non è aperto a tutti, soltanto perché sono una gilda privata, ovviamente. Tutti. Quanto è figo. Sì. Cioè, noi nel nostro viaggio, quando a cercare i saggi della nostra gilda, incontriamo le gilde degli altri popoli. E questo è il viaggio della vita, ritornando al discorso di prima. Che facciamo? Facciamo che dobbiamo diventare lui. Quindi abbiamo imparato il riflesso e adesso usiamo il riflesso su di lui. Quindi è l'affa. C'è un po' di affa, giustamente. Ecco fatto. Lui si chiama Bobbin, vero? Lui, il personaggio, cioè, il ragazzetto, sì, qua biondo. Ok, ragazzetto biondo, qui, Bobbin. In un ipotetico seguito sarebbe stato l'altro personaggio giocante della, della serie. Ma non solo, non solo. Correggimi se sbaglio, se dico qualcosa che non è corretta. Non c'era stato nessuno, almeno su carta, prima di Loom, che ha sviluppato nell'ipotetico seguito un unire nel terzo capitolo, come avevano in mente, tutti e tre i personaggi che guidavano tutte e tre le gilde. Che figata, separatamente. Che avevano in mente il progetto, paradossalmente è un progetto che sa di quella fantascienza un po' fricchettona che andava pochi anni prima. Già, sì. Quella roba tipo Stranger in a Strange Land di Einlein. Sì. Einlein, sì, Einlein, sì, sì. Il canto dei fabbri. Bellezza. Siamo 666, in questo momento tutto rosso. Salva. Quando vedi 666 li devi salvare. Ma non salverà anche più in Asda. Un altro... È cambiato formato. Sì. Ok. E questo è il padre di Bobbin, che adesso ci vede. Quando c'è la musica devi parlare con un bel volume, perché sì, sennò non ti si sente. Allora, ma scusate, non voglio abbassare la musica. Anzi, ditecelo se è troppo alta la musica. Roba da Oompa Loompa, sì. Questo è il padre di Bobbin, che si incazza non poco perché per lui è un fannullone. Ah, adesso glielo bruciamo. Che tizio. Cioè, il padre è incazzato come una bici perché l'ha mandato a prendere legna e lui torna con un bastoncino perché era andato a dormire. Esatto, in realtà. Sì. Sembrano tutte microfavole, microfiabbe all'interno della storia. Però guarda che animazione lui. E brucia il bastone. La nostra mamma matrigna Cigno ci aveva detto che in caso lo perdessimo sarebbe venuta ad aiutarci. E infatti lo fa a modo suo adesso. Adesso l'unica cosa che possiamo fare. Il personaggio biondo, è vero, il biondo si chiama Rusty. Rusty. Bobbin siamo noi. È vero, bravi, sì. Sembra pure confortevole. Ne ha preso anche le abitudini oltre che l'aspetto. Quindi adesso Rusty dorme. Comunque che bella, guarda la luce qua, guarda, sotto. Ma guarda i mattoni. Sì.
E questa, la prospettiva di quella specie di palazzo castello, quanto è bella. Adesso il drago, che è abbastanza anche lui incazzato, ci scambia Rusty per noi. Questa scena nella versione VGA CD non c'è. Ma va. È stata tagliata. C'è soltanto c'è lui che dorme vicino ai monoliti di pietra. L'inquadratura si sposta verso sinistra e vedi soltanto le gambine e basta. Il bastone sta là, non possiamo fare assolutamente niente. Noi non possiamo fare niente senza il bastone. È un bellissimo momento di narrativo. Ti Eh sì. Esatto. togliamo la roba con cui tu fai tutto, cioè ti togliamo l'interfaccia. Intanto guarda la fornace, ne è anche abbastanza soddisfatto, quasi quasi. Tieva. Questa l'avevamo vista nell'orbe, la scena col fuoco dentro. Sì, esatto. L'avevamo visto in una delle previsioni di prima. Mamma Cigno come in Kashan. Ah, Lui è è morto. morto. Ah, e se la prende con con noi, Eh giustamente. sì. E c'è uno squarcio temporale, perché lui adesso va in un posto, va nel famoso posto migliore. E guarda chi entra in gioco dal posto migliore. La nostra matrigna. Peccato che qualcuno debba morire perché io ritorni. Fantastico però. E perché questo? Boh, Per per il fatto che sicuramente hanno preso come riferimento le leggi del bilanciamento Ah universale, beh, no? certo. Quindi anche, guarda quanta roba c'è, quanta letteratura, quanta filosofia c'è Io dentro al gioco. sono ipnotizzato da dalla prospettiva e da quella forma è incudine, Incudine cioè gigante, sì. la guilda dei fabbri è a incudine, Guarda che bellezza, il una fuoco, il rondine, fumo che diventa. No, è il cigno, guarda. ah, il cigno è Il vero. fumo che diventa cigno. Il bastone che lo chiama. In realtà nel bastone c'è il destino del il nostro. Il È vero, è il bastone che lo sta chiamando. Che meraviglia! Ed è subito a Timberwith Park, ed è subito Lord of the Temptress. E lei, come ci aveva promesso, ci aiuta, lo scippa dal fuoco, miracolosamente non si brucia, e passa pure sotto la porta. quindi Che bellezza, quindi riabbiamo il nostro potere. Aprire. C e D. Cavolo, questa è una cutscene bella lunga per l'epoca, è vero, sono Sodomario. Però era perché l'unico dettaglio che la rendeva cutscene è che ti avevano tolto il tuo strumento, Sì. però. Adesso qua possiamo fare una cosa che non è molto influente, anzi non è per niente influente nel gioco, però la proviamo. Se Riempire. funziona. No, non credo che. Ah no, 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 non era questa, no. Ho sbagliato fornace, no. C'è quella del fuoco. La puoi accendere questa qua, Ma però. se questa qua la riempi, Proviamo. che così si passa Lui l'inverno ingaggia. tranquillamente? Sì. Ah sì, è vero, vero, vero. Credo che Magari. avviene il legno qua, sì. Era questa col legno. Ho sbagliato 40 fornaci. Sarà contento lui. Sì. Ok. E adesso andiamo giù a fare la nostra marachella. Fa Servino. Giusto? Guarda che potenza. Che potenza grafica totale. Vedo che hai preso anche il ritmo giusto. E l'emozione alla fine.
Allora, qua che facciamo? Qua... Siamo alla fine qua. Manca un pochino, pezzettino. Non ricordavo... Allora, dobbiamo andare prima a sentire il dialogo di Tizi. Questi praticamente sono so il motivo per cui il caos sta ha cominciato a prendere piede, perché lui, il tizio col cappello verde e ciano, ha cercato di... sta cercando di aprire uno squarcio temporale e far rientrare... Parla ad alta voce che c'è il tipo che martella. Una divinità. Chi è che sbatte la porta urlando? È lui. E quindi? E quindi adesso il fabbro fa una spada che a loro serve, sta cercando di forgiare una spada che a loro serve, e lui giustamente adesso gliela mostra. Quindi noi dobbiamo in qualche modo... ecco, adesso. Rovinargliela? Sì, rovinargliela. La rotoliamo? Sì, la rotoliamo. Vedi, intanto vedo il twist. Il DDF, ok, perché adesso lui la alzerà. Il clicca sulla spada, immagino. Ma in realtà sono loro che... ecco, loro devono parlare a lui. Dovrebbero loro dire a lui... eccola, eccola qua. E DDF. Se il twist è questo, è giusto. Maybe that is such a good idea. FDD? FDD è allora al contrario? FDD è. Ecco. Oh, grazie. È al contrario. Devo staccare proprio quando sei nella mia gilda. Fai il fabbro. Che figata di mestiere, Appius. Grande. Un fabbio e un frabbo. Perfetto, a posto così, dopo 2 ore e mezza di lumbare sei fottuto, giustamente. Ok, gli abbiamo rotto il giocattolo e adesso ci tanano. Che poi è bello, perché a differenza di quelli Lucas dell'epoca, era anche meno... guarda queste ombre. Era più serio, nel senso, non aveva quasi mai comic relief questo gioco. Nulla. A parte il fatto che il drago ancora va in giro con la coda infiammata. È l'unico comic relief vero. Sì. Io questa musica ci vado matto. Questa musica FM un po' midi. Silenzio prigioniero. Non si sente coppa. Forgiare a Petrone non è raccomandabile, ci fa notare Enui. Chi non è raccomandabile? Non è raccomandabile forgiare a petto nudo. Ah, ok. Non è una buona idea, ma infatti guarda come sono vestiti. Era da un sacco di tempo che un tessitore non osava mettere piede fuori da quel sasso che chiamate casa. Loom, che come provinciale. Assomiglia un po' a Belloc di Indiana Jones. Sì. Però del resto era tutta roba Lucas. Sua eccellenza ti ha fatto una domanda. Lo so, la sto ignorando. Ah, recalcitrante, vedo. Porto gli strumenti di persuasione, Sua Eccellenza. Perdona l'ostilità del mio assistente. Temo che Cobb non sia molto... non sia poco un uomo di mondo. Non realizza quanto possa essere pericoloso un tessitore. Pericoloso, lui. Pensi che quella gabbia di metallo sia sufficiente a tenere prigioniero il ragazzo? Potrebbe aprirla e spalancarla senza pensarci un attimo. Ma eccellenza, li controllo tutti i giorni, lucchetti.
Osserva e impara, mio servo. Anche in questo momento sta pianificando la sua fuga. Certo, che ci vuole. E C e D. E C e D. E ci apriamo la gabbia. Che zarro. È bellissima sta cosa. Hoppla. E allora? Però gli fotte il bastone. Così. Minima resistenza. Poteva tenerlo un po' più stretto, eh? Era proprio sfilato dalle mani normale. Dammelo. Però sei proprio un minchione, nel senso si è fatto trombare nel modo più stupido del mondo. Vabbè, c'ha 17 anni, è giovane, può succedere. Quello è il tizio che troviamo in Monkey Island 1 allo Scum Bar. Quello pelato. Cobb! È vero che si chiama Cobb, però in Monkey Island ha 2B. Cobb. Sì, sì, si chiama Cobb. Oddio, ma, Andy Biggs. Ma è uno che mindfuck. C'ha il suo profilo. È quello che ti dice Ask Me About Loom. No, quello c'ha sì. L'occhio di vetro e il cappello in testa. No, sì, ma è lui, si chiama Cobb. Come lui. Cobb Monkey Island. Questo, eccolo là sotto. È il nome. Forse c'è il nome, proprio l'aspetto. Sì, però dai, toglili la barba. Sì, beh, comunque c'ha un senso, perché è l'unico che c'ha... Ask me about Loom. Esatto, sì. Cobb. Probabilmente. Sì, comunque... I want to believe. Sarà un parente, come minimo. Quanto è bello anche questo castello col cimitero fuori. Mm-hmm. Immagina cosa succederebbe... se questo delicato confine venisse varcato in qualche modo. Ma chissà com'è. Spalancato, per così dire. Dimenticalo. Mandibolo. Mandibolo. Non puoi strappare lo schema, il motivo, come se fosse uno straccio. Ma io posso, mi basta solo il bastone di un tessitore. Infatti. E i quattro fili di una trama di Overture che noi sappiamo. Esatto, che è quella che adesso ci fregherà. Cioè, ci fregherà, ce l'ha già fregata quando abbiamo aperto la gabbia. Il Germa dice: Fabio, la barba di Cobb è finta. Se vai su Google Immagini, la quinta o la sesta si vede che è lui. Fantastico. I want to believe. Allora, quando il confine sarà rotto, i morti arriveranno nel piano dei vivi e reclameranno il loro posto tra di noi, e io li aspetterò pronto a offrire la mia vasta esperienza nella leadership spirituale. Che bei denti. Vai. Manca a dirlo che farà una brutta fine. Mi stavo preparando a invocare i morti con altri moti più coatti. Coatti è uno dei pochi casi in cui usare coatto. Ok, adesso sono curioso di vedere sta cosa, perché non la vedo da tanto tempo in realtà, la scena dopo. Se è una... Comunque una meraviglia. Sì. Sono contento di averlo giocato una volta e mezzo questa sì, sera. Sì, vero. Lord Mandibolo, signore dell'universo, dominatore. I gotta believe, come in Parappa the Rapper. Non sei più tanto pericoloso, eh? E invece, mio caro Kojak. Allora, adesso c'è sta scena qua. Se fosse stato Expert, avrebbe fatto una cosa. Vediamo se la fa. Non credo. Non so come possano aver sistemato questa situazione. Invece nella versione CDVGA in tutti i casi c'è questa piccola scena. Non so se adesso è stata tagliata o no.
Elflum dice che Lum lo fa pensare ai fantasy, ai film fantasy adolescenziali anni 80. Sì, ha un che di Michelende, di storia infinita, come immaginario. A me fa più bene in mente i classici inglesi, come libri, come letteratura, e anche le cose del nord Europa in generale. Beh, ma sì, è surreale in quel modo. Guardalo, è lui, è lui, è lui. Che è chiaramente che lui. Che brutto. Ma c'aveva la parrucchia, la barba finta a quel punto. Noi clerici non facciamo caso a queste sciocche voci, ma sono comunque curioso. Coi buboni in testa, sul collo. Che cagatone, mamma mia. Dai, che adesso lo fa. Perché no? Guarda. Vediamo. L'Elu. La chat commenta l'Elu. Non l'ha fatto. No, beh, è normale che non l'abbia fatto. Non l'ha fatto, te la ricordi quella scena? Sì. Era quella che vedevi solo facendo expert. Sì. Fai come un Consalvino, nel dubbio. Faccio mentre chiacchiera. Praticamente lui toccava, Cobb toccava il nostro cappuccio perché voleva vedere la nostra faccia e viene misteriosamente assorbito in un vortice di luce all'interno del cappuccio. Ok. Spariva così. Quindi questo orbe ce lo riguardiamo perché c'è un altro pezzo di destino qui. Okay. Sempre il cigno. Vediamo se il cigno ci dà. Dovrebbe essere sempre. Non ce la dà più. Perché è sempre lo stesso. Bene. Quindi non abbiamo niente da vedere nell'orbe. Usciamo fuori. Adesso lui fa i danni. Vedo che Cobb sta stravaccando con i suoi compiti perché tu sei libero e quindi. Ma non è un problema perché tra poco vedrai l'alba di una nuova era. Risparmiami il tuo misticismo da tessitore. Più mai più i morti dovranno invidiare i vivi. Ma qua è meraviglioso. Qua adesso diventa fuori scala. Anche la scelta del lasciare lo sfilacciamento come. E qua c'è un cameo importante, eh? Sì. I have a very bad feeling about this. E lui è la nascita di LeChuck. Esatto. Chi osa disturbare la pace di coloro che dormono? Salute a te, nobile spirito. Io sono il vescovo Mandibolo. È bellissimo Mandibolo, scusatemi. Chi ho l'onore di aver evocato? Sono Chaos, sembra un rapper, è il nome da rapper. Io vai adesso, lui se dà perché capisce. Vediamo che fine fa. Ah, che bello. Questo era stato censurato anche questo su Mega CD. Sulla VGA era ancora più splatter. È passato troppo tempo dalla mia ultima visita. Ok. Ci prendiamo il nostro bastone. Adesso prendiamo il bastone. Chiudiamo? No. Adesso facciamo. Andiamo nel lago dei cigni che era meraviglioso. Adesso ci accorgiamo che manca una cosa. La bestia. Manca la bestia. Andiamo fuori e magicamente la bestia sta là fuori. Guarda che quell'ombra grigia è stupenda. Sì. E cade nello strappo temporale. Adesso non solo. Adesso è il suo momento 2001 di Odissea nello spazio. È esatto. Il momento oh my god it's full of stars. Guardate quanto è bella questa immagine. È bellissimo. Non solo adesso. Dece. Non solo adesso abbiamo toccato tutte le punte della letteratura, della cultura europea. Adesso prendiamo quella asiatica, perché qua c'è il senso del karma.
cioè aggiustare le cose in modo tale che tutto ritorni come prima, ma con la conoscenza degli episodio eventi. 8. Chi? Leia, la Lea. principessa Leia in episodio 8, momento Interstellar. Ok. Perché dicevo questa cosa del karma? Perché adesso aggiustiamo i danni che abbiamo fatto strada facendo. Quindi. Oh, guarda. Bene, Guarda chi bene. c'è. Rusty, vecchio amico Bobby in Fredbear. Rusty, ma è pessima sta cosa. Com'è successa? Guarda che David di Michelangelo che Quattro colori. è. Quando arriva un tizio nuovo e decide che vuole cambiarsi i vestiti con me, che siamo noi. Certo. E poi all'improvviso muori. Ci possiamo cambiare dopo? Sì. Solo un problema, mi hanno ucciso. Fa del sarcasmo. Guarda. Questo è un momento Bilbo Baggins. Sì, il mio Scary Bilbo, questo è Scary Bilbo. è il mio tesoro, È Puffetta. bro. Puffetto. Non so cosa stai dicendo, ma comunque. Prego subito. Vai. Tanto adesso dobbiamo recuperare. Ah, che bella la fortezza volante adesso è diventata. Qualche idiota. Allora, andiamo un po' più avanti. Adesso è facile, abbiamo prima preso la nostra amica pastorella la cura e adesso noi curiamo il giovane Rustin, il giovane Rusty morto. Questa l'abbiamo segnata bene perché era già in inglese. HD Health Holding. Ecco fatto. E questa l'abbiamo aggiustata. Sì, risuscita. Lui se ne torna indietro. L'abbiamo risuscitato. Oh, è contento. È contento, sì. Se me lo fa fatto, ti faccio vedere la fortezza volante che è diventata l'incudine. Lazza alza ti Ciao. cammina, quindi la morte è solo una malattia. Beh, tecnicamente sì. Eh già. Mi raccomando, fa attenzione. Anche tu, buona fortuna, mio. Ed ecco spiegato il perché volevano farne un sequel con lui come protagonista. Sì. Ok. Pensa che bello. Lui, noi qui, Bobby, Pensa che è peccato che non l'hanno fatto. dovevamo essere un cigno che guidava Rusty. Pensa che finezza. Guarda che bella. Ah, non ce la fa a vedere tutta? No. Tipo l'incudine che è diventata sta nuvola gigante. Bellissimo. Oh, adesso rimbocchiamo l'apertura, la chiudiamo, diamo lo Perché squarcio. così noi salviamo gli squarci. Esatto. A Brink non piace questo elemento. Abbiamo appena giocato a. No? Ok. Ah no, ok. E quindi dece. Dece. E adesso andiamo nell'altro. Nell'altro, se non ricordo male, che la fine del gioco è un po' nebulosa. A memoria. Ah, ecco. Insomma, Questo verde così potente a me fa impazzire. questa è la nostra amica pastorella. E usiamo la cura. Ah, la cura è facile. Ah, la cura non funziona.
Quindi forse la facciamo in due. Funziona in due. In realtà c'ho solo loro da cliccare. È plurale. Sono di pastori. Sì. Eccolo lì. Eccoli qua. Anche se non se lo meritano. Sono delle merde, no? Sì. Siamo d'accordo, però il momento Sardegna ci stava. Sì. Ma visto che ci siamo, perché non spengiamo anche il fuoco? No. Perché questo? Perché in realtà sono delle merde e gli lasciamo la casa che esatto. brucia. Certo. E poi c'è la possibilità di chiedere alla pastorella di venire a vivere con noi a gioco finito. Aha. Non da poco. In realtà abbiamo fatto felice anche loro. Chiudiamo quest'ultimo. È l'ultimo, no? Sì, è l'ultimo strappo questo. Dece. Ok. Da qui in poi c'ho un buco nero, ma non fa niente. Vabbè, dai, ce la faremo. Siamo ancora in 500. Ah, eccolo qua. Ah, è l'ultimo. Questo è l'ultimo. Credo, se non ricordo il mondo di cristalli. Sì. Cioè la... Qua c'è il caos. Qua c'è il signor caos. Ah, è morto, vedi. Che peccato. Guarda che potenza quel quadratino. Morto male, eh? Vediamo se funziona. Hacca come heal. Risparmi la tua magia per i morti, tessitore. Sei ancora vivo. Cioè, sì. Ti ho messo maluccio. Sì. Per il momento. Crystal Guard, che era la terra dei Crystal Ball, non ha funzionato. Grazie a Gofilo. Ragazzi, il gioco video, siete fenomenali. Grazie. Del resto sono mille. Solo 3 ore che stiamo streamando. Beh, è un gioco che doveva durare un'oretta e 40. Ah, ecco, vedi che serviva. Guarda che figo. La lama. Ecco che gli dobbiamo dire a lui. C'è un motivo. Fighissimo, adesso prende la lama. Giustamente il caos, che sembra anche un po' la morte. Perfetto. La testa è al contrario, sembra un pochettino, è quel fatto maschera demoniaca dei giochi Lucas, perché comunque la mano è sempre dei soliti disegnatori, sì. Quindi l'unità artistica è data anche da quello. Maleficiac, come Crudelia de Chuck. Maleficiac. Quindi, dai, andiamo a rompere le scatole. Ci sta delle supercazzole, sì. Con i suoi occhiali verdi da rave. Esatto. Che tamina troppa e quindi sparisce. Quindi ce ne andiamo dal mondo del cristallo. Lo chiudiamo. Ora ragazzi, dobbiamo essere almeno in 500 per quando lo finiamo, eh? Almeno in 500. No, a 4,99 io mi fermo. Tiro sulle mani, ne voglio uno più. Ok, e adesso abbiamo il sì. Ci manca solo il do alto. Che bello. Oh my god, it's full of stars. Oh my god, it's full of cazzarola salva. Salvino. Problemi di memoria qui, Salvini. Si è cominciato a... Anche perché se crash adesso te lo faccio rifare. Il giorno della marmotta è sempre davvero? Fatto lì il giorno della marmotta. Ok. Questa è una delle immagini più belle. Eccolo qua. Cioè, guarda che capolavoro. Sì. Stavamo aspettando, Bobbin. Benvenuto. Dove sono e che luogo è questo? Sei fuori dalla trama. Casa dei morti e dei trascesi. La riva della meraviglia. Sì, Bobbin, e tu sei il primo a osservarla con occhi mortali. E adesso
puoi fare, devi fare qualcosa per sbloccare l'ultima lettera, perché per fare il canto dei cigni ti serve il do alto, che allora, non hai ancora. Noi non possiamo fare questa qua, quella del cigno, perché ci manca il do alto. Però possiamo fare il riflesso. Possiamo fare il riflesso, non so a che possa servire il riflesso. Siamo, c'è un lago. Qualcosa fa. Ah, non funziona su okay. di lei. Poi ci abbiamo la cura, non credo, neanche lo sleep, la paura nemmeno, l'open, la luce, oro, niente, tingere, svuotamento. Svuotagli lo zero. c'è la lama che ha a G, non l'abbiamo mai... Prova. A G. Se no al contrario, ma a capire quello che serve quello. Mutazione CFGC. Mutazione CFGC. Possibile. È la prima. Certo. È la prima che avevamo. È l'open, è l'overture. Sì. Ah, no, perché non è open questo. Sì. Questa è mutazione, muta. Ok, grazie. CFGC. Allora è cambiata CFGC ci hanno detto. Quanto manca alla fine? Mancherà un quarto d'ora? No, 10 minuti. 10 minuti. È un problema, Fossa? O chiunque si nasconde in questo momento dietro Every IT, è che abbiamo dovuto ricominciare e non ci siamo spaventati nel farlo. Vai, tu intanto vai. Sì, qualcuno che ci dà un muta, perché è sbagliato il CF. Se no ci spengono Twitch, eh. Davvero? Ci staccano Twitch. FGGG. Non so che... No, ok. CGFC. Vediamo. Così. No. Dov'era il nostro mastro dei... Ah, appena stacchiamo andate con Sea of Thieves un fuori orario. Perfetto, guarda, decine di minuti se risolviamo questo enigma. Sì, eccolo qua, grazie. Allora, shaping, ok. BFBF, prova. Ok, quindi BFBF c'ha senso perché l'abbiamo presa adesso, la B. No. BCBC. BCBC. Ah, comunque a maggior ragione rimanete sintonizzati per la fine di Loom, perché dopo c'è una live di Sea of Thieves. Che cazzo. No. FBFB. Beh, a questo momento non potete andare perché cioè, siete arrivati fino a qua, l'avete visto una volta e mezzo. CB. Ti ho detto che non l'ho girato dalla parte giusta. Quindi quello di prima potresti farlo... Qual è l'ultimo che avevi fatto? FBFB? FBFB. Fai BFBF. Ah, però l'abbiamo già fatto. No. Tocchi 97. Come si è evoluto questo tipo di gioco? Che mentre Gianluca continua a cristonare per capire... Beh... questo qua è... sostanzialmente una deviazione presa dal genere delle avventure grafiche. Un'avventura grafica più sperimentale, uscita all'epoca di Monkey Island 1, un momento in cui... Allora, è che Monkey Island 1ha codificato proprio il genere delle avventure grafiche, anche nella formula di come avevano avuto successo. Monkey Island piace e la formula di Monkey Island viene poi adottata e quindi è un po' standardizzato quella struttura, coi verbi, con le immagini in un certo modo. Loom veniva prima e di fatto esplorava una direzione completamente diversa, molto artistica. Devi sbloccare la C maiuscola, dice Andy Bix. Dopo però la sblocchi facendo un'azione col cigno. Esatto. E cosa bisogna fare al cigno? La un'azione. È la mutazione, ma non è corretta quella che ci abbiamo. Devi usare il riflesso nel lago, non nel cigno. A parte il cigno non è
Non c'è niente di cliccabile. No. No, me lo ricordo che c'era il cigno. Era giusto il cigno. Prova a proseguire oltre i cigni. Ah, non siamo un grande classico questo di quando ti blocchi nelle avventure grafiche. E c'è? Ah, ma vai. Ah no, non possiamo andare qua. Qua c'è il caos. Vedete la tomba della madre? Qua c'è il caos. Se non ci abbiamo questa, non lo so. Però se siamo arrivati qua a sto punto andiamo avanti. Magari ci sta. Tanto morire non possiamo morire. Esatto, comunque salviamo nel dubbio. Nel dubbio. Ok. La mega. Che bello. Il nostro incudine. Che bello. Bellissimo davvero. Ora siete pronti a recarvi a sinistra dove troverete i cigni. Parlateci e poi proseguite oltre il lago verso lo squarcio successivo che vi riporterà sulla vostra isola. Vi ritroverete al santuario. Chaos userà l'incantesimo silenzio con Etchel proprio mentre mi sta rivelando un segreto. Eccola. CFGC l'abbiamo presa prima. Sì. È quella del cigno. Però ci manca... Esatto, ti ha... Stanno ancora riecheggiando nel telaio. Il silenzio al contrario, qual è? Non ci abbiamo il silenzio noi. La lama forse? La lama era il silenzio? No, lo usa lui l'incantesimo silenzio. Noi dobbiamo usarlo al contrario. Al contrario, ok. Non avevo letto quello. Non c'è un momento da perdere. Lei ti sta dicendo le cose, giustamente. Devi disfare il telaio ora, prima che i morti ne prendano il controllo. Come? Non so che trama cantare. It is just as well, è la stessa cosa, giovane tessitore. Uccelli e infanti non hanno affare a brandire tal potere. Come sta parlando? I miei informatori mi dicono che tutti i tessitori sono sfuggiti. Vedo che si sbagliavano. Guarda, guarda, guarda che potenza questi... Quanti colori? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì. 6, 7. Cioè, anche i grigi. È vero. In cambio ti verrà concesso di servire come il mio nuovo impero, come consigliere. Consulente del caos. Naturalmente mi aspetto la tua completa cooperazione in questo storico atto di buona volontà. Tutto il resto potrebbe nuocere al nostro rapporto. Non ascoltarlo, Bobbin. Disfa il telaio. Che momento. I fili per disfare il telaio sono. Ti, tu, tu, tu. Sono tre uguali. Ti, tu, tu, tu. Dobbiamo castare quello al contrario che ha fatto. Perdo la pazienza facilmente davanti al cospetto di esseri inferiori. Ora mi insegnerai come usare questo affascinante strumento. Vedi lei che starnazza ma senza dubbio. Esattamente, perché le ha castato l'incantesimo del silenzio. Ok, adesso... Allora, dicono BCC. È giusto. Etchel. B. C. 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 Sì. Se abbiamo fatto quasi orecchio. Come no?
C-C-C-B. Al contrario. Ah, è vero, l'ultimo era celeste. È perché al contrario. Sì, sì, è vero, l'ultimo quindi era iniziale. Posso parlare di nuovo? I fili da togliere... È disfa, però non ci è spiegato quali. Non posso distrarre questa creatura ancora a lungo. Clicca sul telaio, ci dicono semplicemente. Sì, poi dimmi c'è... quali quattro usare. Al contrario. Dovrebbe essere BCBC. Quindi CBCB. BCB. Sì, mi sembra pure a me a orecchio. CBCB. No. BCBC. BC. No. No, i colori non erano quelli, eh? No, DBDB. No, non è questo. DBDB. Dicono DC o DCDC o DBDB. DBDB. CDC. È bellissima la chat in questo momento. Sono varie sigle. Oppure era allora, DBDB. 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 Sì, è vero, una delle luci era verde. FBFB. Oh! Bravissimo il Forgets. Vattene da questa stanza, o tu malvagio, il telaio mai sarà tuo, questo giovine brandisce il potere di disfarlo. Davvero? Ma che davvero? piccolo Bobby. Chiudi gli occhi, piccolo Bobby, ma tieni aperte le orecchie. E lei sparisce e rimane solo una piuma. La piuma di Eccel è ancora lì. Così è, giovane tessitore. No, la terrò come un souvenir del nostro incontro. Lascia stare quella piuma. Obbligami, fammi prova a prenderla. Quindi non possiamo usare GGGGG, dicono. In realtà dovremmo rompere il telaio qua. Appunto. Io credo che c'è anche AAAG qua. Vai. Comunque. È vero, la lama. Non so se è il giusto verso. Sì. Ok. Distruggi il loom, falla finita. Non funziona sul telaio. E allora proviamo al contrario. Non so perché dovrebbe andare al contrario, ma non mi sembra palindroma questa cosa. No, non funziona. No. Usa lo stesso incantesimo del caos. Quindi era quello di prima. Ah, quello che abbiamo visto prima, Sbrilluccica. Esatto. Per trasformare lui. Sì. E chi se lo ricorda quello? No, sul telaio. Funziona la... Funziona sulla lama forse. Proviamo su di lui. Dovrei interagire ancora con caos. Ok. Proviamo questo su di lui. Non abbiamo mai usato questo. Non la ricordo sta parte. Eccolo.
Throw away that stick, butta via quel bastone, sciocco. La tua magia non può darmi fastidio. Se fai doppio clic su Chaos, Di lui proprio. non avvicinarti di più. Anche perché non possiamo, se più di questo non ci manda. Non me la ricordo sta parte. Aiutateci dalla chat. Prova Ga. Ga sul telaio. L'abbiamo provato qua sul telaio. Quando avete ucciso Etchel non luccicava GGGG? Prova. È vero, dice chiudi gli occhi ma apri le orecchie. Prova GGG sul Loom. No. No, chiudi gli Spegni occhi. il computer e vai a dormire, è una bellissima risposta. Fai un salvino. Adesso baro, eh. Devo lasciare sì. perché tra poco c'è Sea of Thieves. Non me la ricordo la parte finale. Allora, Ci ci arrivo lungo qui. siamo. Allora, intanto proviamo. Ah, aspetta, aspetta, aspetta. Aspetta, La sai? Spiegala, forse mi sono ricordato. spiegala. Sì. Yabba contro il demone. Allora, sul demone, le note che ti dice il Loom. Esatto. Oh, giusto. No? Non era quella, anche se andavo per intuizione qui. Il lume ci dà queste lettere, che poi è un palindromo, quindi fa solo una cosa. Ma non la fa su di lui. Non la fa su di lui. Ci manca quel don là. Quindi neanche possiamo usare quella del cigno. Quella del cigno la usiamo alla fine per noi quella, sì. Allora, cose. Guarda, queste che abbiamo non ce n'è nessuna, quindi la eviterei. Pattern of Unmaking. Fallo sul Great Loom. Il pattern of Unmaking. Quindi, vediamo il pattern of Unmaking. Unmaking, prova Abba e BCCB. Su di lui? Sì. Allora, No, sul Luma? sul telaio. Ok, allora Abba. Abba viene fuori Abba? B. No, BCCB sul telaio. B sul telaio. No. Fai ricomparire la piuma con guarigione. Sul telaio? O su di lui? Su di lui, Su di lui. credo. Ok. La cura dove sta? Eccolo qua. H. Facile. Mi dimentico sempre. Ok. Vediamo se funziona. Sbrilluccica, sì. No, devi fare H. Fai H sul Loom. No, BCCB sul telaio dice Appius. Non ci sto più capendo niente. Apri il Loom. Apri, quindi quello dell'apertura. Il telaio non dovrebbe dirti la canzone. Incantesimo, apri sul telaio è questo. No. Non funziona sul Loom. No, ma ce l'ho io qua. Leggilo qua. Questa è la soluzione. Siamo bloccati.
Anche questo, anche questo è retro gaming qua. Sì, sì. Allora, la canzone è usata, è quella usata per uccidere il cigno, l'ultimo usato da Chaos. Va usato sul Loom, non trovo la combinazione. Dead, vediamo se è dead, sarebbe bellissimo. No, però sarebbe stato figo. Quindi died al contrario, no. Bisogna replicare l'incantesimo del Chaos sul Loom. Bisogna distruggere il Loom come lui ha distrutto... Ok, e quindi come facciamo a sapere l'incantesimo del Chaos? Bella domanda. Allora. Morte è BCCB. Okay. Ho trovato la cosa. Hai trovato? Oh no, so tutto quello che c'è da fare dal momento in cui distruggi il Loom, che so solo due cose, ma non ho trovato la formula. Use the Rift spell on the Loom. Allora, sul the Loom BCCB. No, l'ho già fatto, BCCB. Non fa. Scusa, eh? Così. Vediamo dove eravamo rimasti un attimo fa. Ecco, l'ultimo salvataggio. No, questo no. L'ultimo era qua prima di entrare dentro, quindi dovremmo rifare tutto. No, lei lo troviamo. Ah, boh, BCB non funziona, sì. Quindi qualcosa non torna. Hai chiuso lo scum. Cazzo. Succede. Vai. Fortunatamente stavamo qui. Adesso la risolveremo, Non abbiamo fatto caso a come ha ucciso Ekel. E quindi non ci abbiamo quella parte là, non l'abbiamo vista. Però mi sembra strano che ti incastri sì, così. Sì, anche secondo me. Il lume suona... Gianluca lo vuole rifare in realtà. Sì, sì, c'ho la mano che freme all'idea. Il lume dice Bab, però alla fine, cioè, a noi c'è rimasta soltanto una sola cosa, che è il cigno, quella col Do. Che però è quella tutta alta, che sì, non ce l'abbiamo. Quella la facciamo quando distruggiamo il lume. Esattamente, ok. Quindi... BCCB sul telaio. Quindi. BCCB sul telaio. Non è una draft. Il draft unmake. Adesso cerco direttamente unmake draft. Sì, Cartman è l'incantesimo, è quello, ma non l'abbiamo segnato, ce lo siamo dimenticati perché non è apparso sotto, è soltanto musicale, come ha detto lei. Chiudi gli occhi e apri le orecchie. Esattamente. È Abba e BCCB. Cos'è successo? Se clicchi sul Loom esce fuori Bab. Quindi io riprovo Abba. Qua, quelli dell'unmaking dice... Abba e BCCB. Learn cast by Chaos on Etchel. Prova AGGG o GGGA. GGGA. Abba sul demone? No, perché dobbiamo tecnicamente... Prova Abba che... Prova la cura sul demone per curare la piuma. Abbiamo già fatto. Già fatto. Sì, H. Non fa niente. GBCB. Finché è rossa non funziona. In un long play su YouTube fa BCCB sul telaio e funziona. Maledizione. Ci siamo persi quella dannata cosa.
Aspetta un secondo. No, non ce n'è rimasta una che funziona. Forse ci siamo incartati su un pezzo. Se vuoi che interrompiamo e vi facciamo il finale in un altro momento, ok, se no ce la facciamo in qualche modo. Ricominciamo da capo, dai, su. Ma da sì, capo. Infatti, sicuramente questo è un bug come quello di prima. Prova a tornare indietro. Non sei così lontano. No, per niente. È il numero 10. Vai. Orecchie pizze. Forza, non siamo sicuri di farcela, o meglio, secondo me ce la facciamo, è da vedere se è effettivamente un bug. Facciamo così, ci diamo fino all'1 e un quarto. Ma sì, è un attimo, mancano davvero due mosse qui. Esatto, ci diamo fino all'1 e un quarto. Anche questo è streaming. Stavolta in olandese. Tutta la chat è con noi, Bene, 475. Guardate i colori del bastone. Esatto. Usate pollo con carrucola sul telaio. Usa scimmia con idrante. Ok. Non guardate il petto di Chaos, ok. I colori, so. Sì. Ma quella possiamo saltare? Ok, adesso dobbiamo far parlare lei. Sì. Quindi lei era... ce l'avevamo la preghiera. Per parlare... era... farlo parlare, prima l'abbiamo fatto parlare, com'era? Era open, era la cosa dell'open. Sì. Shed forse. Salvino dopo ogni mossa slot separati, certamente. Non era quello. Vai di FG a CCCB. CCCB. Che bello che potrebbero trollarci in questo momento, sì, voglia. È niente di più facile che ci trollino. Ok, ma è giusto, grande variety. Salvino. Arriveremo fino alle 3 e un quarto con... Prova. Ok, parla di nuovo. Adesso guardiamo il petto di Chaos. Disfa il telaio. È bello perché lui è un incrocio tra le Chuck e i mostri di Atlantis di Indiana Jones, sì, 4, sì. The Fate of Atlantis. Celeste, verde, blu, celeste. Celeste. Verde, blu, verde, celeste. Blu, celeste. Oppure celeste, celeste. Adesso questo... ah, là già dicono FBFB. FBFB, proviamo. Se è FBFB smetto di fare quello che faccio perché ho sbagliato totalmente i colori. Bene, domani faccio il fab anch'io. Sono totalmente... Celeste è il gioco, no, non celeste è il gioco. Adesso segniamoci bene. E ok, e rivive. Chiudi gli occhi. Celeste. Tutti e quattro celesti. Sì, tutti e quattro celeste. Sono tutti e quattro celesti. O forse celeste è quello a fianco. Potrebbe essere ma tanto non è sulla piuma. O celeste celeste. Grande chi ha fatto il clip della sequenza giusta, grande, grande.
Ci dice questo, ma nostra eccellenza. Hanno detto anche Agga. Sì, poteva essere anche Agga. Ma orecchio però sembra più a. No. O G. Esatto. Insomma, da domani fabbro, dicono in chat. Sì, beh, non ho beccato un colore. Ragazzi, clicca il telaio che ti dà le note. Non quelle di prima. Bab. BCCB due volte di fila. Oh, aga. Oddio, ragazzi, adesso la chat sembra sembra che state tutti avendo un infarto. Comunque c'è la sequenza alla giusta, se vogliamo recuperarla. Clicchiamo, cliccate sulla sequenza giusta e decifratela. Allora... azzurro, verde, azzurro, verde. Azzurro, verde, azzurro, verde. Allora, GF. Ciano verde, ciano verde. Al contrario? Verde, ciano, verde, ciano. Fai abba sul telaio ora. Adesso Jax sta in modalità curiosità. Prova FF. C'è anche PD. Dai, ma porca pupazza. Ragazzi, diteci cosa volete fare. Noi siamo. Dai, non ci credo. Non ci credo. Gag. Alt F4 suggeriscono. Ricarichiamo il punto. Se non ci riusciamo. Provate gol. Torno a casa e me lo faccio da solo. Sì. Fai da capo, tra l'altro. Da capo lo rigioco, va. Vacca boia. Con quel gusto di non finito tipico del retro gaming. Occhio e orecchie. Quindi innanzitutto è un palindromo un po' più, cioè sì, sì. Alto, basso, basso. C'è quello era celeste. Cioè quella sono era... uno a, è comunque come abba, acca, agga, qualcosa di simile. È questa. Ecco. Replicate l'incantesimo sul loom. Ok. Sto sul loom. Il loom mi dà esattamente quello che abbiamo appena sentito. V A A B. Ah, vai a cagare. Va a cagare. Vai CFGC, ma col botto proprio vai a cagare. Dovrebbe essere un momento romantico, siamo qua. Va a cagare, come se fosse il boss finale di Contra. Sì, beh, dai. È stata faticosissima. Nessuno di noi può attraversare questo strappo tra i tempi che è creato dai misfatti di voi tessitori. Il vostro pio interferire ha rovinato il mio sogno di un impero eterno. Il morto è corretto, figlio mio. La tua ultima trama ha strappato in due il tessuto. Che bello. È una triste fine per gli innocenti intrappolati dall'altra parte. Ma è anche una possibilità che noi da questo lato possiamo dare vita a una seconda trama priva di ogni malvagità. Vieni, è tempo che noi tessiamo nuovamente i nostri destini. E il nostro destino tra poco sarà vedere Sea of Thieves qua su Every Eye. Felici. Ragazzi, è un momento di emozione. Ecco, l'ultimo. Adesso ce l'abbiamo ed era CFGC. Che poi questa cosa andava fatta su CFGC basso.
Ah, ok. Quindi su chi lo devi fare? In teoria su noi. Vai, fallo. Quando lo faccio, mi dice, devo, vedi, oh, credo che debba puntare qualcosa prima. Sì. Mannaggia, ma per le ultime due cose, magari sono incredibili. Beh, ma non c'è come rintronarsi su questi giochi che... Ah, c'è una piuma. Ah no, niente. Sì, c'è una piuma. Ho scoperto la Certo. piuma calda. La piuma 10 l'è ancora lì. Ed è così, giovane tessitore. Chiudi il buco. Ok. No. Ah, ok. Move Bobby into the rift. Entra nel... Ok. E adesso noi ci trasformiamo in cigno. Oh, ecco, adesso sì. Eccolo lì. C, F, G, C. Finito. Finito l'umma. Fossa, abbiamo ufficialmente finito. Facci vedere i titoli, facci vedere giusto il finale e ti lasciamo la partita. La partita ti lasciamo, Sì. neanche la partita, perché Twitch è come Twitch è giocare a un videogioco. È il videogioco di giocare ai videogiochi. Wow! Portano il tessuto del... Guarda che bello. Mamma mia. Il buco va sempre tutto chiuso, la clip subito. Personaggi che poi dovevano... Ma che meraviglia. Altrimenti vengo a farvi abba sulla fronte. Vengo a farvi Abba sulla fronte, che è... You are the dancing queen! Illustrato da Mark Ferrari, che secondo me è veramente il capo della pixel art occidentale. Dice, personaggi progettati da Gary Winnick, che è Maniac Mansion, e Sì. Steve Purcell, noto per i fumetti di Sam & Max, e Sam & Max, eccetera. Effetti Anche Monkey. sonori... Ken Macklin non so chi sia. Grande Mark Ferrari TVB, assolutamente. Musica di Tchaikovsky, trascritta da George Alistair e Gary Hammond. Gianluca Folia è d'accordo, non so su cosa. Su cosa? Grazie, volete altro di queste serate? Speriamo che vi sia piaciuta. Ne sappiamo fare altre. Ne sappiamo fatto. Se adesso crasha, ripartiamo dall'inizio. Ci rifiniamo Certo, alle. ovvio. Lo story system dello Scum è di Ron Gilbert, perché Sì. tutto l'engine usato è di Ron Gilbert. IBM PC Edition di Will Moon, di Eric Will Moon. Quindi vuol dire che quell'amiga era venuta prima? No. No, 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 l'amica prima o dopo. Punto. Ah, sul fatto che sia un illustratore meraviglioso, certo che è Sì, d'accordo, Mark voglia. Ferrari. No, ma quello che dicevo prima non era su questo genere, eh. Era in generale, dicevo, il concetto europeo, in particolare sull'amiga, inglese sull'amiga, non era poi così eccelso, eh. Poi, mia opinione. Comunque adesso restate sintonizzati perché grazie a VRI che linka il nostro canale, che vi invitiamo a seguire, facciamo un sacco di queste serate, anche mattine, il mattino alle 8 c'è il momento arcade con il vero hardware, insomma facciamo un sacco di roba, ma adesso potete invece continuare a seguire il canale di everyeye.it, quindi qua esattamente dove siete, non andate via perché comincerà, Esatto. credo, a meno che non abbiamo fatto troppo tardi, gli abbiamo rovinato i piani, uno stream di Sea of Thieves che è appena uscito e quindi c'è dell'interesse. Quindi, caro Fossa, io adesso, se tu mi dai il segnale, mi disconnetto, perfetto, sono partiti loro e quindi siamo a posto.